Io sono un teatrante, noi siamo dei teatranti, ci occupiamo di teatro e di cultura in questa città. E un paio di mesi fa un amico, Alfonso, è venuto a trovarmi e mi ha posto una domanda: come si poteva battezzare, come si poteva iniziare un luogo che fosse luogo di aggregazione, di confronto e di incontro? Come poter far diventare un luogo, un agorà, dove si potesse discutere di un bene comune? E dopo che mi è stata fatta questa domanda, sono stato lì a riflettere e a pensare come fare. E in questi casi una parola spesso mi torna alla mente, ed è la parola umanità, e che secondo me può racchiudere tantissimo. E attraverso l'umanità io ho sempre utopicamente immaginato che si potesse cambiare il mondo. E allora ho pensato di iniziare un luogo di incontro e confronto con delle parole che avessero a che fare con l'umanità e che potessero porci degli interrogativi e appunto dei punti di confronto, di riflessione. Naturalmente mi sono affidato a delle parole di, ci siamo affidati a delle parole di intellettuali e autori del Novecento, e in particolar modo leggeremo questa sera, come battesimo di questa agorà, dei piccoli pezzi, degli estratti da Franco Arminio, da Elsa Morante e da Bertolt Brecht. Aggiungo solo una cosa: mi emoziona iniziare questo luogo e questo percorso che sta per iniziare Alfonso col momento di cultura. Grazie Alfonso per questo. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Ogni essere, oggi, per essere rivoluzionario, significa togliere e non aggiungere. Rallentare significa più che accelerare. Significa dare valore alla luce, alla fragilità e alla dolcezza. Ah, dottori, alla vostra età, ma perché? Perché? Ma perché, signori dottori IM, infelici molti dell'universo, con tutto che vi addottorate, vi baccalaureate, vi professorate nelle università, e la storia e la geografia studiate, viaggiate, vi scavate, le macchine fabbricate, sviscerate la scienza, inventate l'atomica e il volo lunare, però questa primaria lezione dell'esperienza ancora non la volete imparare? Ve lo ripeto, oh signori IM, infelici molti, non c'è verso. Con gli FP felici pochi, non ce la potrete mai spuntare. Quelli conoscono il volo da prima assai dell'aviazione, conoscono la medicina che guarisce tutti i mali da prima assai della penicillina. Quelli conoscono la resurrezione dai morti. Non illudetevi di poterli eliminare. Magari vi credete di averli mangiati, quando invece sul più bello del vostro banchetto rieccoli che tornano a zompare sui vostri piatti. Quelli sono incredibili, inconcepibili, inammissibili, sono tutti matti. E non cullatevi nella speranza di poterli rieducare, indie paternamente legittimare. Sappiatelo, o padri meschini, IM, infelici molti d'ogni paese, se ancora il corpo offeso dei viventi resiste in questo vostro mondo di sangue e di denti, è perché passano sempre quelle poche voci illese con le loro allegre notizie contro le vostre milizie, sevizie, immondizie, imprese e spese.
carriere, polveriere, bandiere, istanze, finanze, glorie, vittorie, sciarpe littore, siete gestatore contro la vostra sana ideologia e la vostra brava polizia. GPU, Gestapo, FBI, Nicol Pop, Pobra, Rap e compagnia e tutta la vostra mortuaria litania. Ci vale solo quell'unica eterna scaramanzia. L'allegria degli FP felici pochi. Come vanno i vostri reali? E i presidenti? E i generali? E i rendimenti? Gli emolumenti? Siete contenti dei vostri affari? In famiglia tutto bene? La signora si mantiene? E la bomba come va? La più bella chi ce l'ha? La mamma dei capitali o il papà dei proletari? Bravi, bravi, complimenti. Siete sempre regolari, troppo uguali, troppo uguali, troppo tristi e troppo uguali e troppo tristi. Troppo tristi, troppo tristi, tristi, tristi. Non vi viene mai lo sfizio d'essere meno tristi? Comunque, se vi piace la tristizia, godetevela voi la vostra. Questa terra non è mica roba vostra. È da secoli e da millenni che noi cerchiamo di farvelo capire. Mamma nostra non ci ha mica fatto per servire agli usi vostri, mica ci ha fatto gli occhi per guardare le tristi facce vostre, mica ci ha fatto gli orecchi per ascoltare le tristi chiacchiere vostre. La vostra guerra non è la nostra, noi siamo per l'allegria e la grazia, ossia la felicità. E perché poi fate tanto fracasso? Via, fatemi là, te sei buscerà. Basta. Ci avete definitivamente, obiettivamente, finalmente stufato. E voi, poveri molti, gli infelici, gli stolti, di padri infelici e stolti, perché vi lasciate minevare? Fino a quando vi metterete a servizio? Non sapete che a lungo andare la servitù non è più necessità, né fatalità, né virtù, ma vizio? Che aspettate a promuovervi alla vostra maggiore età? Non vi viene mai lo sfizio di indagare sulla vostra reale, infelice condizione, di impiegare una parte del vostro tempo libero in qualche reale, infelice meditazione? Voi dite, preferiamo la televisione che ha 40 miliardi di abbonati, quei due vantati FP, felici pochi, per quanto ce li sventoli, sono quattro gatti, la forza sta nel numero. Beh, vi rispondo io, secondo i casi. Per esempio, chi più varrà? Quattro gatti coi coglioni intatti o 40 miliardi di castrati? Chi lo sa? Va, va, vecchia, tu ci strazzi con i tuoi discorsi astratti. Qua parlano i fatti. Avete ragione, ragazzi. E allora eccomi i fatti. Il numero agli M infelici molti. Chi glielo dà? Il numero siete voi. Questa in sostanza è la triste o magari non triste verità. E non mi viene mai lo sfizio di scombinare o là le cifre dell'operazione ordinaria, di sfondare al fine per sempre le porte della stanza magica, dove quei tristi padri della tristezza da centinaia e migliaia d'anni si rinchiudono a manovrare. Aria, aria, a questa prigione infetta. Noi qua viaggiamo sul cellulare dell'ignoranza. Non sappiamo né l'inizio né la conclusione. Ogni istante ci affretta verso l'ignota destinazione. Ci conviene da approfittare d'ogni occasione, correre a qualsiasi speranza, non trascurare nessun indizio. Chissà quel che ci aspetta alla prossima stazione. Non date retta, anzi, date retta a questa mia povera canzone. Non è detta che prima ancora del giorno del giudizio quei pazzi FP, felici pochi, non vi mettano in minoranza. Forse vi converrebbe cominciare qualche esercizio per trovarvi preparati alla possibile circostanza. Sarebbe una magnifica stravaganza di scavalcare tutti insieme i tempi brutti in un allegro finale, felici tutti! Forse il primo segreto essenziale della felicità si potrebbe ancora ritrovare. L'importante sarebbe di rimettersi a cercare. A chi esita? Dici, per noi va male, il buio cresce, le forze scemano,
Dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ancora in una condizione più difficile di quando si era appena cominciato. E il nemico ci sta innanzi, più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso un'apparenza invincibile e noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo. Siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato ora, falso, di quello che abbiamo detto? Qualcosa o tutto? Su chi contiamo ora? Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente? Resteremo indietro, senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi? O contare sulla buona sorte? Questo tu chiedi e non aspettarti nessuna risposta oltre la tua. Caro Alfonso, che dire? Dopo queste parole così belle, le mie probabilmente potranno risultare molto più semplici. Mi trovo qui a parlare di te e io voglio raccontare quello che tu sei, perché, come ha detto giustamente prima Giovanni, la politica si deve caratterizzare e fondare sull'umanità, e l'umanità è la persona. Mi piace quello che ho letto sul bigliettino, la prima volta che Alfonso mi ha dato il suo bigliettino quando ha deciso di candidarsi. La politica che serve. Allora io posso testimoniare, perché Alfonso, io e Alfonso siamo cugini, ci conosciamo da sempre, che la parola servizio è una parola che lo caratterizza profondamente. Alfonso è una persona dotata di una grande umanità, perché è una persona che si è sempre spesa per gli altri. L'ho fatto perché non è una questione di immagine o di etichetta, ma perché lui il servizio lo vive profondamente, ci crede, sempre disponibile, attento, capace di ascoltare tutti e di riuscire ad arrivare a tutti con immediatezza e semplicità. E poi è una persona dotata di un grande entusiasmo. La sua capacità di aggregare è nota a tutti, penso che se stasera siamo tutti qui è perché siamo stati tutti coinvolti in questo uragano, dall'uragano Alfonso. E se siamo qui è perché crediamo che la città abbia bisogno di una persona che abbia questo entusiasmo, che voglia vivere la politica come servizio, con umiltà, a disposizione degli altri, per fare ciò che serve. Ma per fare ciò che serve bisogna anche fare a volte un passo indietro, e questo è molto importante. Allora Alfonso sicuramente avrà tante cose belle da dire, ma quello che voglio dire io, e prima di lasciare la parola, è che noi crediamo in te, sappiamo che sicuramente nelle tue mani la città vivrà un momento di luce, di nuovo corso, perché abbiamo bisogno di intraprendere una strada nuova, abbiamo bisogno di trasparenza, di onestà, di lealtà, ma soprattutto di coraggio e di entusiasmo, perché la politica deve essere vissuta anche con un grande entusiasmo. Allora io con grande gioia do la parola ad Alfonso. Grazie, grazie a tutti. Non mi nascondo che prendere la parola davanti a tutti voi dopo un ventennio
è un'emozione molto forte. Forza! E l'entusiasmo in queste ore di campagna elettorale che sto registrando mi fanno capire che i felici, quelli che prima Giovanni diceva i felici pochi, non siamo così pochi, ma siamo veramente tanti. E io sono convinto che da qui al 27 di maggio ne diventeremo sempre, sempre, sempre di più. Permettetemi prima di fare delle riflessioni, dei ringraziamenti. Io voglio ringraziare i tanti ragazzi e ragazze che in queste ore con spirito di volontariato stanno animando questo comitato elettorale, che noi utilizziamo questo nome, ma la vera essenza deve essere che questo non è un luogo solamente di distribuzione di materiali elettorali, ma deve diventare il luogo dello sviluppo del pensiero, lavorare le idee, quelle che alimentano la politica quella che serve e che noi vogliamo rappresentare. E ringrazio... E ringrazio le 72 persone, donne e uomini liberi, che hanno risposto con un gran senso di responsabilità alla chiamata a scendere in campo mettendoci la faccia, il proprio pensiero. E a loro va il mio ringraziamento di vero cuore, perché ci aspettano dei giorni importanti da vivere insieme, ma questo è solo un seme che continuerà anche dopo le elezioni, perché le elezioni dobbiamo sapere che non è il fine, ma è il mezzo per un vero cambiamento, ma non il cambiamento soltanto degli uomini, ma soprattutto quello delle coscienze, perché se noi oggi siamo qui è perché stiamo mettendo in campo la rivoluzione delle coscienze, quella bella e quella che piace a noi. Io vi parlo non da politico, perché quando insieme al Partito Democratico abbiamo scelto di seguire questo percorso identificato nella mia persona, io ho accettato come un atto d'amore, ma lo faccio prima di tutto da cittadino. Tutti sapete che tra 3 mesi io diventerò papà. Io ho scelto di accettare questo compito non più per me e per le generazioni dei più grandi, anche per loro, ma soprattutto per la generazione di mia figlia, perché quella generazione da noi si aspetta delle risposte. La mia generazione ha vissuto in una città senza un solo servizio e oggi noi ne siamo assuefatti, non ce ne accorgiamo più, e questa è una cosa che io non posso più permettere, e voi insieme a me non lo dovete più permettere, perché quelle stesse persone che si sono rubati il nostro presente e oggi ci vogliono rubare anche il nostro futuro e il futuro dei nostri figli, e a loro che noi dobbiamo rispondere con coraggio e determinazione, non ve lo voglio di credo, perché quando noi immaginiamo la città di Aversa come una città per tutti, lo facciamo perché la vogliamo costruire dal punto di vista dei bambini. E mentre entravo in questa sala ho incontrato Giuseppe e Giuseppe mi ha fatto una domanda e io l'ho guardato negli occhi e lui mi ha chiesto: Alfonso, ma per diventare sindaco che cosa si deve fare? E io con tenerezza gli ho detto: caro Giuseppe, dobbiamo studiare tanto, perché la formazione dei nostri ragazzi che porterà ad una classe dirigente seria che può sviluppare una visione di comunità diversa rispetto a quella che ci hanno consegnato chi ci ha anticipato. E allora a Giuseppe e ad Anna Lucia io garantisco e prometto che metterò tutto l'impegno affinché questa nostra terra possa risorgere, ma non con progetti stravaganti, garantendo la normalità dei servizi. Trasformeremo la città normanna nella città della normalità. Bravo. Perché non è normale che noi, 10.000 a Passo Largo, alle 7 dobbiamo scendere alle 18 da casa. Bravo. È una vergogna. E questo è lo spirito che dobbiamo mettere in campo, babbo. Noi non lo dobbiamo fare più per noi, ma lo dobbiamo fare per loro. E ci riusciremo. Bravo.
voglio raccontare un episodio simpatico, ma neanche tanto. Ho visto che c'è Rosario. Rosario ha una figlia che ha compiuto da poco 18 anni, che è una grande musicista, un'eccellenza della nostra città, Adele. Quando mi invitò alla festa di 18 anni, decisi di andare a comprare un disco, no? La cosa più semplice per una ragazza che ama la musica e il regalo da fare è un disco. E mi sono accorto che nella città di Aversa abbiamo un solo negozio di musica, forse due. Come librerie, quante librerie abbiamo ad Aversa? Vi faccio una domanda. Ne abbiamo una che è Quarto Stato e viva Dio che c'è, e ne abbiamo un'altra via Diaz. Questo è un indicatore per una città di 70.000 abitanti. Bravo, bravo! È un indicatore che noi dobbiamo analizzare. È una città che non ha sviluppato massa critica perché non ha investito nella cultura, ha investito solamente nei palazzi e nei palazzinari, nella spartizione di poltrone. È una vergogna. Noi dobbiamo avere il coraggio di poter raccontare ai nostri ragazzi che c'è la possibilità di un libero arbitrio di poter scegliere come trascorrere il proprio tempo, e lo faremo con la stessa determinazione che questa sera siamo qui a riempire questa sala. E io sono certo che questa missione che ci viene affidata gliela porteremo avanti con successo. Un'altra riflessione: diciamo che siamo la città dell'università, diciamo che siamo la città delle due università, e contemporaneamente faccio una riflessione: ma quante biblioteche abbiamo a disposizione dei nostri studenti? Come città, quante ne abbiamo? Ne abbiamo una che è fuori di ufficio. È una cosa che non va bene per una città come Aversa, che dice di essere una città della cultura e dell'università. Io ho avuto la fortuna, grazie alla mia famiglia, di avere un'esperienza da studente anche fuori regione, e la biblioteca di quella città apriva alle 7 del mattino e chiudeva alle 24, e aveva la possibilità di scegliere tantissimi testi. Voi sapete quanto investe il comune di Aversa sulla voce biblioteca? Lo sapete? Una miseria, un cocotto, zero, una vergogna! E questo che vuol dire? Questo vuol dire che nella nostra città non abbiamo solamente un dissesto economico, che è conclamato, noi l'abbiamo denunciato per due anni sui giornali dopo un attento studio, ma c'è soprattutto un dissesto culturale e sociale. È lì che noi dobbiamo intervenire, oltre che a rimettere a posto i conti con una cura, con una ricetta, perché dobbiamo usare il linguaggio della verità. Noi oggi qui non possiamo stare a dire che faremo grandi progetti senza aver curato il comune, ma per poterlo curare c'è bisogno di scelte coraggiose, che spesso sono quelle impopolari, ma sono quelle che sono obbligatorie. Allora da noi ascolterete soltanto il linguaggio della verità e della chiarezza e della determinazione. Noi nel nostro programma elettorale, che trovate già online nei prossimi giorni, sarà anche disponibile in formato cartaceo, utilizzeremo un metodo nuovo di amministrare la città, che si basa su quattro pilastri fondanti, che la legalità è il primo punto, e io ne sarò il garante della legalità all'interno della casa comunale, perché i corrotti e i corruttori dovranno stare lontani, e lo faremo attraverso delle azioni semplici e chiare. La competenza sarà la caratteristica principale dell'amministrazione che insieme stiamo costruendo, perché oggi c'è bisogno di competenza all'interno della casa comunale, e noi la metteremo insieme grazie all'aiuto di ognuno di voi, la partecipazione, ma quella vera, non soltanto quella consultiva. A me mi ha colpito un episodio in questi anni di esperienza amministrativa, in particolar modo l'ultima vicenda, che quando sentivo e leggevo sui giornali che il primo cittadino non voleva ricevere i commercianti per discutere della ZTL. Una cosa mai sentita, un primo cittadino, un'istituzione che non vuole ascoltare la prima categoria e la prima fonte dell'economia cittadina, una roba che non si può accettare. Noi capovolgeremo la piramide, noi metteremo sopra gli attori sociali e poi le decisioni.
Perché quando noi ascoltiamo i problemi delle persone, li conosciamo un pochino, ma dimentichiamo di chiedere a loro le aspettative e i desideri. E questa sarà l'innovazione della nostra amministrazione: pianificare la visione del futuro partendo dalle aspettative e dei loro desideri, che non è una cosa banale, è il capovolgimento della piramide che ci permetterà di costruire una Aversa per tutti, partendo dalla visione dei nostri bambini e dalle nuove generazioni. E poi le solide basi ideali. Ci siamo mai chiesti perché in 5 anni torniamo a votare per la terza volta? Ce lo siamo mai chiesti? Io me lo sono chiesto tante volte e mi sono dato una spiegazione: perché le amministrazioni che hanno vinto le elezioni si sono messe insieme soltanto per una conta, per il potere, e mai per un intento di ideali, di valore, di pianificazione. E noi questa cosa ce l'abbiamo ben chiara, perché al sottoscritto e a tanti di voi che hanno dei ruoli istituzionali importanti, ci hanno chiamati tutti ci hanno chiamato, ma noi abbiamo raccontato che la nostra visione è diversa, è lontana anni luce da quella che loro hanno rappresentato in questi anni. E qui c'è il coraggio di mettere insieme una nuova classe dirigente capace di costruire la città del futuro con la pianificazione. Sull'ambiente, che cosa ci hanno lasciato sull'ambiente di questa città? Prima si parlava di ZTL, dei commercianti a Via Roma. Io allora ho detto: guardate, la ZTL non è soltanto un tema commerciale, la ZTL è un'esigenza di salute pubblica, perché gli effetti che noi abbiamo sulla nostra salute dalle polveri sottili che mettono le automobili li avvertiremo tra 15 anni. Allora, chi è stato mio per prima di noi? Noi rispondiamo con la vista, noi ci vediamo bene, e a Giuseppe, ad Anna Lucia e tanti ragazzi che stanno in questa città noi gli diremo che le automobili le parcheggiamo e le faremo parcheggiare. L'innovazione della macchina amministrativa, no, è un tema importante, e oggi anche qualche altro competitor mi fa sfoggio in campagna elettorale. Noi prevederemo 2 cose, i tempi certi, perché noi andremo a rompere le clientele, perché l'amico del consigliere comunale, la pratica deve essere spiegata prima di chi non conosce a nessuno, non funzionerà più così. Noi metteremo dei tempi certi per avere una carta, quanto tempo ci vuole lo stabiliremo prima, e in quei tempi la casa comunale dovrà liberare il cittadino da questa incombenza, e lo faremo con piccole strategie, senza perdere tempo. Allora, la sfida che ci aspetta è importante. Noi non promettiamo niente a nessuno, ma vi garantiremo che su questi pilastri noi ci batteremo giorno dopo giorno, e partiremo dalla nostra identità, che è un'identità che si basa su una realtà manicomiale, ma siamo pronti a metterci la faccia e l'impegno per costruire una nuova identità per questa città. E la città del futuro sarà una città per tutti, dai bambini agli anziani. Senza paura vi chiedo in questi giorni di moltiplicarvi, di andare a bussare le porte di tutti, di permetterci di entrare nelle proprie case per raccontare quello che è il nostro messaggio, che è un messaggio di speranza, ma di visione per il futuro. Io non voglio annoiarvi oltre, voglio avere la possibilità di abbracciarvi e di baciarvi tutto. Una cosa però la voglio dire anche con un sentimento vero e sincero: la politica è una cosa bella, la politica è per le persone per bene, la politica è un servizio. Questo messaggio noi lo dobbiamo portare a tutti.
io ho vissuto con un esempio, e l'esempio è mio padre, che quando gli ho detto babbo, ho deciso di accettare questa investitura come atto d'amore. Il mio papà mi ha detto: rivedo in te quella stessa luce che avevo io più di 20 anni fa, ma a cattiveria non rispondere con cattiveria, a cattiveria cambia strada. E noi anche in questi giorni di campagna elettorale alla loro cattiveria cambieremo strada e andremo avanti con lo stesso esempio e con la stessa determinazione che il mio babbo mi ha dato in questi 20 anni e che ha dato per la città di Aversa. Andiamo bravo, a vincere tutti insieme.